guardarmi così nelle palle degli occhi. Porca trota. Allora, qui il meme raro. Musica. Ok, perfetto. Vi guardo qua perché OBS in questo caso adesso lo devo tenere davanti, quindi vi guarderò di lato, sappiatelo. Ciao Mega, ciao Sva, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti, pronti per i meme. Allora, come funzionerà? Saranno delle votazioni che voi ragazzi farete, mi raccomando, su i meme. Quindi adesso, questa è la cartella dei meme, adesso vi faccio vedere. Sappiatelo, sono 30 meme, però voglio cambiare la visualizzazione in icone piccole. Io non so niente di chi sono, come vedete i nomi sono meme, memino, memescar, immagine, download. Cioè, quindi non so nulla io, Tiro fuori i primi meme, ragazzi. Allora, oh, eccolo qua. Certo, non è niente, non me lo apro più grande di così. Sarà visto così, ragazzi, mi spiace. Lo vedremo così. Chat, 10 fretti. Neanche a farlo apposta. Beh, che dire, gioca Freddy or Drop 25, fanculo Freddy. Di tutti quelli che mi odiano vedere giocare Freddy, cioè che si divertono a farmi giocare Freddy, che sanno che lo odio. Morire, non saprei di chi sia però. Io intanto vi faccio partire la votazione, dovrei averlo fatto giusto. Ok, 1 per votare quella a sinistra, 2 per votare quella a destra. Adesso è un po' 25, io direi 10, io voterei il 10 fossi in voi. Però vedete voi. Sono entrambi molto belli comunque. Direi che chiudiamo la prima votazione. Ha vinto di gran lunga il Draw 25. Di chi era? Era di Scaurus 3. Mi spiace Scaurus, non hai vinto. Però comunque era molto divertente. Ti ringrazio di aver partecipato. Allora, terza meme. Scusate, allora Snake tornando con gli strumenti. Scudo umano 1, scudo umano 2, scudo umano 3, scudo umano 4. Allora, a parte che adoro chi ha usato community come per il meme. Lo adoro. Chiunque abbia usato community per la base del meme, lo fucking adoro. Quando gli scudi sono solo 3. No, c'è anche il fantasma con uno scudo umano. Direi RIP. Non mi fa ridere anche che ce n'è uno lì morto per terra. È la cosa che mi fa più ridere di tutte, è il cadavere. Il quarto meme invece. Fare incazzare Snake, gemelli più bug. No, c'è scritto il nome! No, Ghosty! No, mi hai spoilerato il nome così! Micidiali, raga, mi fate morire. Plot twist, ma non è Ghosty, plot twist. Mi fanno morire entrambi, raga, sono entrambi bellissimi comunque. Ciao Gesù, buonasera Gesù. Il primo è spettacolare. Mi dispiace Ghosty che non hai potuto vincere. Ti ringrazio comunque di aver partecipato. Ti ringrazio davvero di cuore. Ringrazio a tutti quelli che hanno partecipato ovviamente. Magari ti andrà meglio la prossima volta. Prossimi meme ragazzi, prossimi meme. Gioco a Phasmo. Snake mi chiede di giocare con scudo umano morto. Vedo un trend comunque. Allora, se posso dire una cosa, se posso dire solo una cosa su questo meme, che comunque è bellissimo. Se fosse stato io chiedo a Snake di giocare con lui, sarebbe stato meglio, perché tecnicamente nel meme si sta mettendo da solo il bastone nella ruota. Solo questa piccola accortezza l'avrei fatta, dato perché ti stai suicidando tecnicamente. L'unica cosa, però è bellissimo lo stesso. Questo è di Valar. Questo è di Valar. Ti ho detto che è un mimello. No. Ah, votate ragazzi, uno per la sinistra e due per il destra. Accorsi level 10.000. Qua è il mimello ragazzi. Il mimello sta vincendo di brutto. Io voterei l'1, onestamente, a me piace di più l'1. Il mimello a me non piace come meme, lo sapete, perché il mimello non esiste! Non esiste il mimello, vi ho detto!
Top, ragazzi, sono mortali. Sto morendo dentro. Questo è il vincitore. Quindi questo è lo sconfitto. GG per chi ha vinto. Chi era il gioco Phasmo? Per favore, Aki. Il primo è di Clownofobia. Mi spiace, Clown, che tu non abbia vinto. Però potrei rifarti magari per la prossima volta. Sicuramente ne farò un altro. Io mi sto divertendo un bordello, ragazzi. Non potete neanche immaginare quanto io mi sto divertendo. Allora, ciao a tutti. Io sono Snake014. Ok, questo è il primo clown che vediamo nella serata. Giusto perché siamo in tema. Giusto perché siamo in tema, ecco. Il naso ce l'ho anch'io, effettivamente. La prima gif, ragazzi, abbiamo. Quando ti chiedono di giocare Pyramid Head, Snake. Va bene lo stesso. Questa è bella, ragazzi. 50-50 qua siamo. Siamo vicini al 50-50. È molto più combattuto. Oh, il clown sta vincendo, però. Il clown ha quel potere in più, sfortunato. Oh, vi do gli ultimi 15 secondi, raga, per vedere se qualcuno arriva più... 3, 2, 21 voti, comunque. 0. Ok, direi che il signor Lundini ha vinto questo turno, invece. Il primo Lorley era... Mi spiace, Lorley. Ragazzi, tutti i meme sono stupendi, eh. Noi quando giochiamo con Snake a Phasmophobia... Anche che gioca Phasmo con la... Sto piangendo. No, raga, voto anch'io il 2. Qua qualcuno lo voto. Io voto il 2, non me ne interessa. Sto piangendo dalle risate. Oh mio Dio, sto piangendo dalle risate. Ah. Oh mio Dio, adoro. Oh mio Dio, adoro. Ah. Va bene. Finiamo la votazione, direi che i soldi di Snake vincono a mani basse questo round. Ma proprio a mani basse, adoro. Non... Allora, qualcuno me l'ha detto che l'aveva fatto con un cuocca, in realtà, non mi ricordo chi. Allora, corporates need you to find the difference between this picture and this picture. Comunità scientifica dei fan di Snake, they're the same picture. Cuocca lancia cuccioli contro i prendere che si potrebbe uccidere anche con il... Chat, che sta guardando le proate di Snake su DBD. Chat, Musti, ma se un passerotto entra dentro un computer diventa un microchip. Mi sa che cosa è di Musti? No, sono bellissime, raga. Sono tutte bellissime. Sto morendo dalle risate, raga. Fermi, non è partita la votazione, raga. Chill. Ora è partita la votazione. È troppo difficile scegliere, però la 2 fa molto la freddura. Ah, GG a Musti, mi spiace per il signor Umas, che non ha vinto. Oh, sta vincendo sempre il secondo, comunque. Allora, andiamo un po' più veloci. Snake, cosplay di Sadako. Magic Quidditch Survival. Aspettate. Cosplay di Sadako. Maledetti Rage Quitter. No, perché questo su Paint me lo apri? Ma perché alcuni su Paint me li apri? Allora, giocare a Phasmophobia. Giocare a Phasmophobia con le persone che ti fanno divertire. Giocare a Phasmophobia usando i propri alleati come scudo umano per salvarsi il culo. Siete dei clown, raga. Siete dei clown. Adoro. Adoro. Ragazzi, il poll è avviato, votate. Ma sono letteralmente tutti stupendi. Non ne ho ancora visto uno che non mi abbia fatto ridere. Mi piacciono davvero tutti. Io sarei in una brutta posizione fossi in voi. Infatti non voglio un 50-50 perché non voglio scegliere. Allora, direi che il vincitore è ancora il secondo. Niente, sta vincendo sempre il secondo. Il 2 regna, ragazzi. Il 2 regna, non c'è niente da fare. Allora...
Aspetta, non so se si vede bene in stream, però ve lo metto full screen un attimo questo. Anarchy Scar. Allora, Anarchy Scar che viene usato come scudo umano bambino o gli sguardi a cui nessuna donna... Sto morendo. Oh mio Dio, sto morendo. Ma perché siete... Come fate? Ma chi li pensa? La mia domanda principale è: come cazzo vi vengono in mente? Come cazzo vi vengono in mente queste genialate? Secondo me qua vince a mani basse lo sguardo, mi spiace. Forse sono un po' di parte su questo, eh. È bello anche l'uno, ragazzi. Ma lo sguardo mi sta facendo morire da ridere, perdonatemi. Adoro. Sei scoppiato, sì, no. Questa mi spiace, ma è proprio una delle mie top. Mi spiace perché ha fatto quello di Scar, semplicemente perché sei capitato contro, secondo me, uno dei più forti. Era di Scar? Scar l'ha fatto, ok. Mi spiace che non abbia vinto. Allora, siccome non pote... Oddio. Aspetta. Ah. Ho capito qual è. Adesso la facciamo ripassare un attimo. Siccome non potevo fare un meme audio, l'ho fatto GIF, ma non rende senza... è troppo veloce. Ciao Snake, una grande notizia. Mia sorella è incinta, finalmente diventerò padre. Directed by Robert B. Weedy. Un mio jumpscare. Oddio, what the fuck. Jumpscare compile... Snake da Tex... Oh, pork? Mi sa che qua ti ha dato un piccolo bestemmione. Snake ha smesso di funzionare. Allora, vi metto la votazione. Peccato, mi spiace perché col sound sarebbe stato meglio e probabilmente il programma che ho usato ti mette sta pubblicità finale che dura 2 ore. L'unica cosa. Molto belli comunque entrambi, raga. Allora, direi che GG ha vinto il jumpscare. Ah, vediamo. Scar, i fantasmi di Palma. Here's Johnny! Però Scar, piccola cosa, dovevate mettergli in mano o la Ouija o la music box o le carte. Cazzo, gli davate le carte a Scar, sarebbe stato il top. Tipo carta della morte, carta della carta morte o qualcosa del genere. Sarebbe stato il top. La bambola voodoo, qualsiasi oggetto maledetto, tanto si ammazza sempre. Tipo, stai usando un oggetto maledetto, Scar, fatti venire a prendere. Allora, poi, secondo meme, quando Scar... Ma porca puttana! Quando Scar trova l'oggetto maledetto e sento già che finirà male. Ma neanche a farlo apposta, raga! Ma neanche a farlo... Questi vanno insieme. Questo è un meme insieme. Non sono due diversi. Questo è un meme. Ma ci delle carte viene scartato. Ma in realtà Scar ammazza gli altri, non se stesso. No, Scar si ammazza molto spesso anche da solo. Non ti preoccupare, Innos. Allora, votazione. Pronti a votare? Uno o due per scegliere quale vincerà. Della memanza. Però sono belli entrambi. Sono comunque belli entrambi, cioè, il loro effetto lo fanno entrambi, cioè ridere, quindi... Chi se ne frega, insomma. Vincerà il signor... Oh, ha vinto l'uno, raga. Ha vinto l'uno per la prima volta dopo mesi. Troppo simili. Erano proprio simili, comunque. Allora, li ho aperti entrambi per sbaglio. Ok, fermi. Ne ho aperti troppi, scusate. Questo è il primo. Non mi indignavo così dal 1930. Questo è il tuo capito, vero? Questo è il tuo capito, vero? Perché sei tu che... Mi ricordo che tu avevi fatto notare questa faccia dallo short che avevo fatto, dalla compilation. Dimmi solo sì o no, capito? Che è bellissimo questo screen, sì, è perfetto. Sì, immaginavo. Ah, beccato, qualcuno lo becco, raga! Qualcuno lo becco! Adoro. Poi abbiamo quest'altro.
aspetta, lo metto qua. Perché sa una grandezza diversa questa cosa? Non lo so qua. Allora, tutti i giocatori di Phasmophobia hanno visto almeno una volta in quel momento in cui chiudi il furgone convinto che sia un fantasma. E invece... E pensando al fantasma che in quel momento se la sta ridendo. Chi non ha mai pensato di agire così? Non so se si riuscite a leggerlo voi, raga. Aspetta, ve lo metto in full screen perché è un po' piccolo, forse. Ve lo metto temporaneamente in full screen così lo potete leggere bene. Buttiamo fuori il fantasma dalla finestra. Tutta la vita lo buttiamo fuori dalla finestra. Soprattutto quando pensi che sia uno maledetto fantasma. Comunque, chiunque è andato a fare questo lavoro, cazzo, è andato a prendere un sacco di screenshot dai VOD. Cioè, chiunque l'abbia fatto ha fatto un lavorone. Complimenti per il lavorone che hai fatto, comunque. Complimenti a tutti, Non entrambi fantastici. Allora, finiamo il poll. Gigi capito. Mi spiace per il secondo, non so chi sia. Mi spiace per tutto il lavoro. Spero per la prossima volta magari riuscirai a vincere. Parlando di dar fuoco alle cose. Ah, prendiamo invece il secondo. Scar. Me. Aspetta, questo è... Non solo uso gli altri giocatori come scudi umani su Phasmo, ho anche truccato i troll alert in chat così non si vendicano. Non trucco niente. Allora, parliamoci chiaro, ragazzi. Io qua non trucco niente. Partiamo da questo, ok? Guardiamoci nelle palle degli occhi, ok? Così, proprio così. Io non trucco i troll alert. Se non funziona non è colpa mia. Non solo il danno, anche la beffa. Per favore non smettete di fare meme dopo il conto. Siete bravissimi. Ne voglio vedere altri. Metteteli su Discord. Ma poi ci saranno sicuramente dei meme su questi meme. Cioè, nel senso, parliamoci chiaramente. Dopo metto tutti gli altri. Ne avrò fatti 5 o 6. Porca troia. Ragazzi, se avete dei meme in più, postateli su Discord. Metteteli così che ci facciamo altre 4 risate. Quindi ha vinto il numero 2. Abbiamo detto, giusto? Sì. Povero Scar. Sempre maltrattato. Gli ultimi 6 per il primo round, minchia. Siamo tornati con uno simile. Snake Killer, surferito in chase. Minu. Snake, il surf. E poi abbiamo... Giocare normalmente a Phasmo con la chat. Usare la chat come scudo umano, come scudo di carne su Phasmo. Da dov'è che avete preso sta foto? Wait. Chi cazzo, da dove avete preso sta foto? Zii. Da YouTube? Sembra la lente prima di YouTube. È vero, c'hai ragione, capito? Li adoro entrambi. Mi fanno morire, mi fate morire, raga. Uno, minchia. Tutti sull'uno. Sì, direi che ha vinto il signor Gas. Si impalla un po', scusate, quando lo tolgo, perché scala, tipo. Era la 2, la 2, Icol. Mi spiace che non abbia vinto, però giuro, adoro. Adoro davvero. Le ultime, ragazzi. Far vestire Snake da serpente. Take my serpentini. Take my serpentini. Questo è mica scisto. Questa è chiara, l'ho vista già tutta, l'ho vista. Quando sei il fantasma e non riconosci gli scudi umani dall'originale e nel dubbio li uccidi tutti. Dai, facciamo prima la votazione. Sì, è tua, Chiara, immaginavo. Mi dispiace, ma futura ma strada semplice e diretta. Chi lo sa? Sono top quality. Mi spiace, Chiara, ma... Sfortunatamente il Take My Serpentini ha avuto la meglio. Allora, ragazzi, ultimo round. BRB, fine del primo round. No, ce n'è ancora uno. C'è ancora gli ultimi due. Oddio. Snake che apre un gioco per la prima volta. Dai, dopo 2 minuti che gioca e i bug che compaiono a mo' di funghi. Follower Snake, vaffanculo. Allora, l'ultimo meme del primo round, raga. Appena arriva il main killer lo ti beggo. Oddio, che cazzo è? Non credo. Adoro comunque entrambi. Adoro. Vi faccio partire la pola. È tra i due, ok. Scusate.
Gioco con Snake. Guess I'll die. Questa extra non c'entra. Via. No, 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 non fatemi fare il 50-50. Raga, raga, non mi dovete far fare il 50-50. Vi prego. No, no. Qualcuno rompa. Qualcuno rompa il pareggio. Aspetta. Questo è il meme. Ragazzi, votate, non fate finire il 50-50. Vabbè, dai. Stop al televoto. Vi ringrazio a tutti di aver votato, ragazzi. Non ho visto quale ha vinto. Era l'uno, vero? Alla fine è piaciuto il mio l'uno, ok. Andrea, era il tuo l'uno? Ok. Allora, i vincitori... Abbiamo i quattro finalisti. Abbiamo i quattro finalisti. Ah, c'è anche lo sguardo. Allora, li mettiamo così come sono, ve lo dico. Quindi 1, 2, 3, 4. Abbiamo i semifinalisti, ragazzi. Finale perfetta. Era stata prevista la finale, ragazzi. Era stata prevista. L'avevamo vista. L'avevamo vista che... Che la finale era fra i due top. Letteralmente i due top. No, non voglio aprire un full screen. Signore. Grazie. Abbiamo... I due top. Direi di dare un attimo di tempo alla votazione prima per osservare, ringraziare chi ha fatto questi due meme, ringraziare tutti quanti quelli che avete fatto per questa maratona, vabbè, che cazzo dicevo, per questo contest. Vi ringrazio a tutti. Ricordiamo che il vincitore di questa votazione vincerà questa bambolina. Vincerà un mese di sub e un mese di VIP. Aspettate, ragazzi, aspettate. Non ho ancora avviato la votazione. Fermi, calmi. Ho bisogno di calma, perché stiamo cercando di apprezzare. Stiamo apprezzando il lavoro svolto da tutti voi, bene o male. Quindi vi sto ringraziando. Vi sto ringraziando di cuore, perché non mi aspettavo onestamente così tanti meme. Non me ne aspettavo così tanto divertenti. Ci stavo morendo. Per alcuni stavo veramente smettendo di respirare. E per alcuni ho pianto dalle risate. Quindi comunque voglio ringraziarvi a tutti quanti, di tutto il lavoro che avete svolto, per farci fare, per fare una risata tutti assieme alla fine. Quindi, per chi non ha vinto, mi dispiace davvero tanto. Spero che magari riuscirete a vincere qualcosa in futuro. Sono convinto però che avete tutti un senso dell'umorismo della Madonna. Partiamo da questo presupposto. Mi fa piacere come vi siete comunque impegnati a creare qualcosa della community, qualcosa che si è creato qua. E sarò un po' emotivo per questa cosa, ma per me significa davvero tanto, ragazzi. Quindi vi ringrazio di cuore. Vi ringrazio davvero tanto di cuore, perché significa davvero tanto quello che si è creato come comunità questo. Quindi ora mettete il costume, no, col cazzo. Quindi davvero, ragazzi, vi ringrazio davvero tanto, perché adoro tutto questo, mi piace davvero tanto. Siete tutte persone fantastiche, sono contento, sono davvero felice che voi siate qui oggi, o per chi non ci sia stato comunque, che sia in questa community che si sta creando. Quindi davvero grazie a tutti di essere qui, e chi non c'è proprio oggi comunque lo ringrazio di comunque passare, salutare, eccetera. Quindi vi ringrazio davvero tanto. Detto ciò, votazione. Partita. Per gli ultimi meme. No, ci vuole silenzio. Momento di silenzio. Secondo me è momento di silenzio. Per vedere chi vincerà. Non parlerò durante. Farò andare la musica, ragazzi. Ancora qualche secondo, ragazzi, per chi non ha ancora votato, se volete votare. Al raggiungimento... Al 50-50 mi lasciate. Meritano tutti e due. Allora, andiamo a stoppare il televoto. 50-50 sia. Allora, cosa mi trasmette ogni meme? Il primo... Il primo mi trasmette quel senso di clownaggine che c'è per questa lotta, per farmare questi 30k serpentini, per una malavoglia che non ho di mettermi ogni tanto il vestito da serpente, e di quanto mi alla fine mi faccia sentire non sollevato, ma
felice anche di questa piccola cosa che abbiamo trovato, che faccia ridere. Comunque, che da... Che c'è gente come Gesù che arriva in chat solo per... che c'è gente che arriva e il suo obiettivo è farmare punti per raccogliere quei serpentini per farmi mettere il vestito da serpente. L'altro invece mi dà un senso di risata assurda per il fatto che è troppo vero. Puoi dire che sono una spendacciola? No, li adoro entrambi, ragazzi. Io non voglio sceglierne uno dei due. Il problema è questo. Ragazzi, ho fatto la mia ho preso la mia decisione. Per me, per quanto difficile sia la scelta, per me il vincitore fra i best meme 2023 è... Per finisce il tuo rullo. Far vestire Snake da serpente, take my serpentini. Secondo me... Complimenti! È di Ribbo. È di Ribbo? Ribbo, se sei in chat... GG Ribbo! GG! Menzione d'onore, Uizinga. Uizinga! Se sei in chat, batti un colpo anche tu, bravissimo! GG, anche il tuo Uizinga era bellissimo, davvero bellissimo, mi ha fatto morire. Erano entrambi, ragazzi... Entrambi favolosi. Erano entrambi favolosi. Ma erano tutti, ragazzi, erano tutti fantastici. Non ce n'è uno. Allora, signor Ribbo. Sì, questa la mandiamo sicuramente su YouTube. Grazie, Fle. Grazie mille. Allora, Ribbo. Questa bambolina. Va, Ribbo. Va, vieni a te. Te la spediamo. Quindi, se mandi ad Aki dove mandartela. Una posta dove vivi su Twitch, il tuo indirizzo, i dati rimangono lì e ti arriva entro fine settimana insieme anche agli altri premi della maratona. Esatto, quindi scrivi ad Aki su Twitch in privato. Puoi dare un bacio alla bambolina? Mua. Va bene? Così per ricordo, sulla testolina. Adesso guarda, Ribu, la conservo io e la metto già impacchettata, così il bacio di Snake si conserva. Hai proprio messo la mano sopra dove ho baciato. Allora rifai il bacino. Mua. Ecco. Ora vale tantissimo, e vai di ASMR. Allora, raga, il meme contest è finito, ma la bambolina di Aki la prende in scappo. Comunque, cioè ragazzi... Quanti meme abbiamo appena creato? Se volete guardargli un occhio, entrate su Discord nella meme community, vedete tutti i meme. Quindi mi raccomando, grazie di cuore, ragazzi.